avevamo già gettato le basi nelle ultime settimane del 2011 per una serie di importanti novità che verranno alla luce nell'anno prossimo. Soprattutto noi abbiamo messo mano ad un nuovo regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune. Si tratta di uno strumento assolutamente innovativo che norma una materia complessa, delicata, che è stata spesso frutto di assoluta discrezionalità e di scelte poco trasparenti. Noi assegniamo il 75% dei nostri beni immobili attraverso procedure di assoluta trasparenza e che prevedono la parità di trattamento a coloro che si candidano all'assegnazione di nostri beni immobili, attraverso criteri che tengano conto del reddito familiare, che tengano conto della presenza di disabili all'interno dei nuclei familiari e del numero dei componenti dei nuclei. Una riserva del 25% invece la assegniamo in comodato d'uso gratuito e con canone agevolato ad associazioni, enti no profit e soggetti aventi natura giuridica pubblica che abbiano progetti di alto impatto sociale, educativo e culturale, per fare in modo che una parte dei nostri beni immobili possano essere fruiti dalle associazioni e dalle forze vive della città. Noi nel 2012 provvederemo alla riorganizzazione, alla riforma e all'efficientamento della macchina comunale. Riteniamo che il 2012 sia un anno assolutamente importante per la città. Bisogna fare in modo di migliorare, efficientare i servizi per la nostra comunità, per i nostri cittadini, mettere in campo politiche di sostegno per le fasce deboli. Si tratta di un anno assolutamente importante. Noi avviamo e consolidiamo un percorso di crescita civica e di miglioramento delle condizioni di vita della nostra comunità e della nostra città in generale. Sarà un anno assolutamente importante e decisivo.